Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Minetto. Oggi alleniamo le braccia, in particolar modo seduta di specializzazione per i bicipiti. Quello che vi servirà oggi sono principalmente una coppia di manubri. Se avete degli elastici ancora meglio, se no poi vi dico come sostituire l'esercizio che andremo a fare con l'elastico. Lavoriamo sempre come stiamo lavorando in questi workout di 24 minuti, quindi 4 esercizi. 6 serie per ogni esercizio, lavoriamo a tempo, 30 secondi di lavoro, 30 secondi di recupero. Ecco, tanti di voi mi state già seguendo o col 35 workout o col 15 workout, questo può essere una seduta aggiuntiva che potete andare a mettere all'interno della vostra settimana già ben strutturata, e questi sono workout, diciamo, extra. Ci sta, eh? Se volete andare a colpire un muscolo con questo workout, va benissimo. Sapete che mi piace regalarvi allenamenti veri, quindi anche io oggi me lo metto in pratica. Faticherò parecchio, parecchio, però è bello, bello faticare con voi, quindi mi raccomando, spolliciate se non avete ancora spolliciato. Faccio partire il timer. Ecco, primo esercizio, ci facciamo in piedi un curl hammer. Ok, quindi a martello, 30 secondi di lavoro, 30 secondi di pausa per 6 volte. Allora, faccio partire il tempo, abbiamo 10 secondi adesso, sto guardando anch'io che carico prendere. Gioco con i 12 kg, va, 12 kg. Parto con i 12 kg, vedo come va. Allora, preparatevi che si parte! Pronti? Via! Potete stare con un piede avanti, come sto facendo io ora, oppure con i piedi pari, in questo modo qua. Quindi potete scegliere voi la postura che preferite. Io preferisco sollevare in contemporanea i manubri. Ovviamente, se subentra la stanchezza, potreste prendere un po' di respiro facendoli alternati. Anche così ci potrebbe stare. Recupero, 30 secondi di recupero, quindi anche oggi ho il grande onore di fare il vostro virtual coach, il vostro virtual training, anzi il virtual trainer che vi organizza un virtual training, ecco, online, quello che stiamo facendo. Preparatevi che mancano pochi secondi, metto anche vicino così potete vedere meglio. Allora, pronti? Anche se mi taglio i piedi non importa. Via, hammer, quindi così, giù, contraete bene, fate un bel lavoro, 30 secondi, ok, così, ok, stop, recuperiamo. Vengo qua, vengo a controllare se tutto va bene con la videocamera, perché non vorrei mai, quando organizzo questi allenamenti, che ci sia il timer della videocamera che mi salti, si blocchi, perché mi dice scheda piena. Questo è veramente il top. Dovrei rifarmi tutto l'allenamento, però dovrebbe andare bene, quindi abbiamo fatto 2 serie, preparatevi. Ok, metto di lato. E via. Un po' il busto si può muovere, è proprio impossibile tenerlo fermo, fermo. Quindi contraete e giù. E questo è il nostro curl hammer. Bene, mi piace un casino allenarmi con voi, quindi 30 secondi, ecco, nei 30 secondi non c'è tanto da fare, potete fare qualche posa semplice di allungamento muscolare, potete scrollarvi un po' le braccia per rilassarle o potete fare niente, anzi potete andare a mettere un commento, una spolliciata, quello la potete fare e poi ripartiamo. Preparatevi. Via. Così, concentratevi. Lo sento, è il lavoro dei 30 secondi.
micidiale. Ok, perfetto, 4 serie sono andate. Il tempo con voi vola, e sono sicuro che anche con me il tempo vola, la seduta passa molto più in fretta, vi motivo, e quindi il bello è proprio allenarci insieme. Chi di voi sta seguendo i miei percorsi? Abbiamo proprio un mese strutturato insieme, quindi il bello è proprio che poi di mese in mese vi faccio cambiare metodologia di lavoro, quindi è proprio questo che poi nel tempo porta i risultati. Preparatevi! Via! Ultima serie, ho già le braccia dopo un solo esercizio, è già bello, bello gonfio. Dopo ci facciamo, adesso l'idea è di fare un esercizio con gli elastici, se non avete l'esercizio con gli elastici poi vi dico quello che andremo a fare. Quindi preparatevi e vi faccio fare un bel esercizio. Allora, ultima serie però prima. Yeah. Rest, allora poso questi che non mi servono più. Allora adesso facciamo l'esercizio con gli elastici, se non avete gli elastici poi vi dico quello che facciamo. Facciamo un lavoro di questo tipo, quindi sul tallone senza tirarlo in faccia, braccio su e di qua ci facciamo questo. Se non avete la possibilità di fare questo, vi potete mettere seduti con i manubri e fate questo, ok? Tranquilli, lo fate sempre seduto, è diverso però. Via, io faccio questo, quindi le gambe possono essere tese, importante mettere l'elastico verso il tallone, i piedi sono leggermente spinti in avanti in modo tale che l'elastico non possa scivolare e lavoriamo in questo modo. Vi assicuro che è un esercizio che si sente parecchio. Adesso poi vi faccio vedere anche una serie dell'esercizio con i manubri, così, voilà. Chi non può fare quello, possiamo farci questo con i manubri. Oppure se avete una panchetta lo potete fare sulla panchetta, anche va bene. Se no, aperto e mi fate questo. Il movimento è incompleto qua, però è proprio questa la cosa bella, che dovete frenare il movimento, non potete rimbalzare e quindi fate questo lavoro che con pochi chili si sentirà. Io adesso provo qua, ho preso 5 kg, ma sono esercizi in concentrazione. Quindi mettete così e poi fandate. Leggermente inclinato con il busto. Tanto dopo faremo un esercizio in allungamento, quindi non avete problemi. Anche se qua lavoriamo in accorciamento, va bene. Ok, così. Ok, bene. Bene, si sente un casino, ma entrambi li sento un casino. Abbiamo fatto 2 serie. Adesso continuo con l'elastico. Chi ha la possibilità di usare l'elastico va benissimo. L'elastico crea questa contrazione oxotonica, quindi man mano che accorciate il muscolo, l'elastico tira di più e quindi dovete aumentare la contrazione, la forza sviluppata, a differenza, quindi non c'è leva l'angolo più vantaggioso che interviene ad un certo punto del movimento. Via, andiamo, io chiacchiero e poi mi piace un casino sti lavori che sto facendo.
mi dico persino bravo Umberto da solo. Ottimo, bene. Questi sono esercizi in concentrazione, quindi non è importante utilizzare carichi altissimi, ma concentrarvi sul movimento, mettere focus sul muscolo che stava lavorando, andare a creare una contrazione di picco a fine movimento per andare a reclutare al meglio i vostri muscoli. I muscoli che intervengono in questo caso, il comparto dei flessori del gomito. Preparatevi. Via. Anche qua la schiena può star leggermente inclinata indietro, braccio parallelo al pavimento, punte tirate in avanti e lavoriamo. Queste le punte sono importanti da tenere in avanti, se no vi arriva una frustata dall'elastico e poi dite colpa mia, assolutamente no. Andiamo così. Uff. Ok, bene, rest, ottimo. Bravo Umberto, bravi voi anche, bravi veramente voi anche. Ci mancano due serie, quindi state lavorando bene. Dopo cosa facciamo? Dopo facciamo una sorta di panca inclinata. Chi ha la panca può lavorare sulla panca, chi non ha la panca potrà fare come me contro il muro. Quindi poi faccio vedere, tranquilli. Ok, prepariamoci. Schiena piatta, spalle depresse, via. Ok, rest. Recuperiamo. Ecco, ogni tanto sono anche di poche parole perché quando l'allenamento si sente non è facile parlare, perché anche io mi concentro, sfrutto questi allenamenti per allenarmi, perché voglio proprio dimostrarvi come grazie a questi allenamenti potete andare a costruire un gran fisico. Io voglio essere un po' l'esempio, non perché ho ottenuto un gran fisico, ma perché grazie a questi allenamenti ho fatto i miei miglioramenti e vado a perseguire il mio obiettivo di avere un fisico atletico, sportivo, in forma. E quindi non devo sfidarmi con nessuno, non devo fare gare, assolutamente, lo faccio per me stesso, allenandomi un tot di minuti al giorno, un tempo sostenibile, come io dico, e voglio essere la dimostrazione di questo, che si può, anche allenandosi pochi minuti al giorno, ottenere un gran fisico. Allora, adesso andiamo a fare nuovo esercizio contro il muro o sulla panchetta inclinata, quindi piedi avanti, braccia lungo il corpo e facciamo questo esercizio. Portando i piedi avanti, tenendo appoggiate le spalle, è un po' come lavorare su una panchetta inclinata, quindi proviamo a lavorare in questa maniera. Ok, preparatevi. Ok, piedi avanti e via. La mano la potete tenere aperta in questo caso, ed è un po' per chi lavora senza panca, lavorare su una panca intorno ai 60 gradi. Quindi è proprio questo il lavoro che voglio andare a farvi fare. Senta. Ok. Ok. Bene, questo è un lavoro in allungamento, si sente un casino e direi ottimo, qua poso i manubri. Bene, bene, bene. Così. Workout specifico per i bicipiti. Sono 24 minuti, specifico, bicipiti, 4 esercizi, in totale sono 6 serie per esercizio, quindi 24 serie per esercizio vanno via, come detto, circa 24 minuti di lavoro. Workout di specializzazione.
rest. Ho le braccia che ormai non le muovo più, veramente belle, puff, pompate. Il lavoro a tempo mi fa impazzire, comunque chi mi conosce ormai sa che adoro questi workout a tempo, anche perché facendo il virtual coach si predispongono benissimo per andare poi ognuno a personalizzare il carico, le ripetizioni. Andiamo! Ok, rest, stop. A chi mi chiede le calorie consumate, vedete che ogni tanto metto le calorie nell'immagine, sono inventate, non so, possono essere 300, 250, 400, in realtà non lo so, non mi interessa, è difficile andarlo a stabilire perché per me potrebbero essere 250 per un soggetto che è alto 2 metri, potrebbero essere 400 calorie. Ognuno di noi ha un metabolismo differente dall'altro, quindi è difficile fare questi conteggi. Andiamo! E anche tutte le formule che trovate sono comunque sempre delle stime, dove mettete i vostri dati e la formuletta vi tira fuori un numerino che può essere vicino alla realtà oppure può essere anche molto lontano. Quindi cambia poco. Ok, bene. Quante serie mancano? Ci mancano 2 serie. Sto lavorando bene. Andiamo qua. Il tutto funziona. Ho il mio braccio bello voluminoso. Sono un po' il secco per tutti. Quindi a breve dovrò scrivere anche un manuale, il secco. E quindi racconterò le strategie per avere un fisico da secco. Quindi aspettatevelo. Quindi è il mio prossimo libro. Andiamo. Che fatica! Qua sto usando, per chi me lo chiede, 7,5 kg. Qua sti manubri sono, hanno una numerazione con i mezzi, sono della Torx, probabilmente perché si rifanno ai pound e quindi poi hanno fatto dei conteggi un po' strani, però vanno bene. Ho i chili, ad esempio queste due rastrelliere qua arrivano fino a 25 kg e vanno a salti di 2,5 kg in 2,5 kg. Prepariamoci, ultima serie a muro, via! Andiamo. Ok, data. Adesso lavoriamo bene. Facciamo 2 serie per braccio. Lavoriamo in questa maniera qua, con il curl concentrato. Facciamo, quindi dovete tirare forte perché abbiamo un recupero più ampio, tra una serie e l'altra per braccio 1,5 minuti. Abbiamo, scusate, ho detto 2 serie, sono 3 serie per braccio, quindi l'idea è facciamo un curl in concentrazione, dovete veramente dare tutto quello che avete e poi l'altra serie facciamo il braccio dopo, quindi via, così. Concentratevi, non a caso questo è il curl in concentrazione, dai, spingete forte, poi lo facciamo riposare sto braccio, dai, 10 secondi, tirate, dai, tutto quello che avete, dai, 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 ancora una, ok,
Ecco, se avete una sedia potete sedervi anche su una sedia che va benissimo, eh. Ok, dovete proprio, andiamo proprio a strizzare il braccio. Quindi questo braccio qua recupererà adesso un po' di più, un minuto e mezzo, perché nel mentre lavoriamo con l'altro braccio. Quindi è fatto un po', viene bene anche in questo modo. Tre serie da una parte, tre serie dall'altra, cercando di, nei 30 secondi, massima intensità. Anche movimento magari un po' più veloce, cercate di fare più ripetizioni. Pronti? Andiamo! Dovete sempre distendere bene il braccio e poi su. Dai, mancano ancora pochi secondi. Dai, ancora una. Ok. Ah, lo sento, eh. Adesso dobbiamo, lo scopo con questo esercizio è proprio andare ad esaurire le riserve di energia. Dovete proprio andare a cercare di creare il massimo affaticamento sul bicipite, sul gruppo dei flessori che stanno lavorando. Quindi movimento completo e voglio veramente che macinate ripetizioni. Adesso conto quante ne faccio io, vediamo se riuscite a starmi dietro, eh. Vediamo un po'. Andiamo. Una. Fatte bene, comunque, due, vediamo quante ne vengono in 30 secondi, 3, 4, 5, vai, 6, 7, 8, 9, vai, 10, 12, 13, 14, 15, 16, ci sta, 16. È un numero giusto. Ecco, se notate che ve ne vengono di più perché siete riusciti ad andare più veloci, probabilmente il carico è fin troppo leggero. Se ve ne vengono tante di meno, può darsi il carico era troppo pesante. Quando ve ne vengono tra le 12, le 15, le 16, le 17, secondo me con questo approccio è giusto il carico. Diciamo che dovremo lavorare intorno, qua stiamo lavorando intorno secondo me al 55-60% dei nostri massimali. Via. Dai. Ok, mancano le ultime due serie, quindi qua dovete dare tutto quello che avete. Io nel mentre provo anche a incrementare un po' il carico, voglio spingere, voglio esaurire le mie braccia, quindi ci do dentro. Bravo Umberto, è così che ti vogliamo, bello tosto, far crescere i miei ramoscelli. Andiamo, eh. Via, dai. Abbiamo ancora una serie, eh? Io nel mentre vado a mettere un po' in ordine. Comunque abbiamo ancora una serie col braccio che non ho lavorato adesso. Date tutto quello che avete, così vi portate a casa anche questa grande seduta di allenamento. Pronti? Mancano 5 secondi. Via. Tutto quello che avete, lavorate bene. Ok.
Bene, andata anche oggi. Allenamento fatto, siete stati dei grandi. Se siete ancora più grandi, se andate a spolliciare, condividete questo video, perché più siamo ad allenarci e più ci divertiamo, come dico sempre. Ci si vede alla prossima, ci si vede in un prossimo workout. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!